Salve a tutti! Oggi utilizziamo l'envelope punch board per realizzare dei fiocchi. Iniziamo con un fiocco grande, per poi proseguire con un fiocco di media misura ed infine termineremo con un piccolo fiocchetto. Per realizzare il fiocco grande abbiamo bisogno di una striscia di cartoncino che misura 29,5 cm per 5 cm e panciamo esattamente a metà. La tavoletta è più piccola, quindi centriamo. Giriamo e facciamo lo stesso dal lato opposto. Adesso prepariamo le code. Posizioniamo il cartoncino alla fine del punch. Tagliamo l'eccesso. Passiamo alla seconda striscia che misura 23 cm per 4,5 cm e dobbiamo panciare a 11,5 cm. E facciamo anche da qui la parte finale. Modelliamo le due parti. E blocchiamo nella parte centrale o con la colla, oppure io solitamente utilizzo la pinzatrice. Prendiamo una strisciolina di cartoncino verde. E blocchiamo con un po' di colla. Ed il primo fiocco è pronto. Passiamo al secondo. Per realizzare il secondo fiocco abbiamo bisogno di una striscia di cartoncino che misura 24 cm per 3 cm e dobbiamo panciare a 12 cm, quindi esattamente a metà. Facciamo le codine. Togliamo l'eccesso.
prepariamo la seconda striscia che misura 18 cm per 2,5 cm e panciamo a 9 cm. Assembliamo le due parti. Mettiamo la striscia e poi prepariamo le due codine. Per le due codine prendiamo due pezzettini di cartoncino uguale alla parte interna. E panciamo al centro. Stondiamo gli angoli nella parte superiore e incolliamo le code. Ed anche il secondo fiocco è pronto. Il terzo fiocco, il procedimento è identico, cambiano semplicemente le dimensioni. Infatti abbiamo bisogno di un cartoncino che misura 10 cm per 2,5 cm. Panciamo a 5 cm. E facciamo le due codine.
Questa volta facciamo un fiocco singolo e non doppio. Prendiamo una strisciolina. Per fare la parte centrale, e le due code. Facciamo il centro. Incolliamo. Ed ecco il piccolo fiocco. Come ogni progetto realizzato con l'envelope punch board, basta modificare le misure per ottenere dei formati differenti a seconda di tutte le esigenze. Se non avete visto il video introduttivo all'envelope punch board, vi lascio il link. A presto! Ciao ciao!